Quindi, di nuovo, buongiorno colleghi, possiamo dare inizio alla nostra seduta per le ultime audizioni sul tema sul disegno di legge 1254 delega al governo in materia di protezione degli insetti a livello nazionale. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi come primi ospiti il CUFA, il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, nella persona del generale Pietro Antonio Marzo. Comandante, buongiorno, ben trovato. Accompagnato anche, è sempre un piacere averla con noi. Abbiamo anche con lui, diamo il benvenuto al generale Raffaele Manicone, comandante del raggruppamento Carabinieri Biodiversità. Voi sapete già come funzionano le nostre audizioni, quindi io lascerei immediatamente la parola a voi per la vostra relazione nell'arco dei 15 minuti, in modo da avere anche un po' di tempo per i colleghi per fare delle domande. Prego, generale. Grazie, signor Presidente, onorevoli senatori, sono grato per l'opportunità di questa audizione e porgo a tutti loro, anche a nome del Comandante Generale dell'Arma, il mio rispettoso saluto, cui unisco anche tutto quello del personale militare e civile del CUFA, del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, che ho l'onore di comandare e di rappresentare in questa circostanza. Il CUFA, come ormai è noto, è diventato operativo dal 1 gennaio 2017 e a seguito dell'attuazione del decreto legislativo del 19 agosto 2016, 177. E come unità operativa di specializzazione dell'Arma dei Carabinieri, ferme quelle che sono le sue dipendenze gerarchiche dal Ministero della Difesa e dell'Interno per i compiti di ordine e sicurezza pubblica, ha la dipendenza funzionale dal Ministro della transizione ecologica e supporto il Ministro dell'Agricoltura per quanto riguarda le materie di competenza. Il CUFA è strutturato su quattro pilastri e sono importanti i comandi di corpo che svolgono delle funzioni, i primi due prettamente discendenti da quello che era il Corpo Forestale dello Stato, rimasti così com'erano nella sua rete, nelle sue attribuzioni e nella sua, diciamo, struttura operativa. E il Comando Tutela Forestale a 788 stazioni su tutto il territorio, 83 gruppi e 14 comandi di regione, e un nucleo informativo antincendio boschivo. Il Comando Tutela Biodiversità e Parchi, che svolge ancora funzioni prettamente dedicate alla biodiversità e alla conservazione, si avvale di raggruppamenti CITES, parchi e biodiversità. La rete parchi ha anche 148 stazioni e 20 reparti che operano sul territorio con le stesse funzioni di vigilanza e di sorveglianza dei territori, e quindi svolgono le stesse analoghe funzioni che svolgono le stazioni territoriali. E il Comando Tutela invece ambientale è articolato su 12 reparti e 31 nuclei operativi ecologici che svolgono funzioni altamente specializzate nelle indagini contro la criminalità organizzata e contro il traffico dei rifiuti. E il Comando Tutela Agroalimentare, che è articolato su 5 reparti per la tutela agroalimentare. L'attività operativa riguarda un contesto normativo e istituzionale abbastanza articolato, che i quattro comandi svolgono coerentemente con i propri compiti e in modo commisurato anche al livello della tutela dei territori. Dal controllo diffuso ai fini della prevenzione alla repressione dei reati in campo ambientale, forestale e agroalimentare, si passa ad azioni di specifica tutela di biodiversità, sia in attuazione delle convenzioni internazionali, sia con azioni di sorveglianza e di gestione diretta delle aree protette, nonché con attività di tutela degli animali, potendo contare su strutture investigative di contrasto ai fenomeni di inquinamento, di gestione illecita del ciclo dei rifiuti, nonché dedicate alla repressione delle frodi in danno della normativa comunitaria e in qualità anche delle produzioni agroalimentari. L'attività di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati ambientali e le connesse alterazioni degli habitat e le distruzioni delle specie che assicurano anche la tutela della diffusa biodiversità, viene svolta in modo trasversale da tutti i comandi del CUFA. In particolare, il raggruppamento per la biodiversità, che conta 28 reparti e 20 aree demaniali e 130 riserve naturali statali, dove noi svolgiamo un'attività abbastanza importante, che è quella della conservazione degli habitat, è una ideale spina dorsale verde che si estende per circa 130.000 ettari, dall'Aspromonte a Treviso, e conserva un distillato delle aree protette del paese e rappresenta un unico e coerente modello di gestione.
La maggior parte delle riserve sono comprese nella rete Natura 2000 e ciò può darci un'idea dell'importanza, anche a livello mondiale, del patrimonio naturale oggi amministrato dall'Arma dei Carabinieri. Nonostante il complesso delle riserve gestite oggi dal raggruppamento occupi una superficie del circa 3% dell'intero sistema delle aree protette italiane, ma comunque rimane sempre un patrimonio di biodiversità tra i più ricchi e completi d'Europa. Di fondamentale importanza è lo studio e la conservazione della biodiversità forestale svolta dal raggruppamento attraverso i tre centri di ricerca. Abbiamo Peri in provincia di Verona, Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo, che si occupano della tutela e della valorizzazione della biodiversità vegetale alpina e appenninica. Poi abbiamo un centro di eccellenza, quello di Bosco Fontana, in provincia di Mantova, che è specializzato in particolare nella conservazione, nel monitoraggio, nella tassonomia degli invertebrati forestali, con particolare riferimento alla classe degli insetti. Già riconosciuti dal decreto legislativo 227 del 2002, questi centri nazionali statali per la conservazione e lo studio della biodiversità forestale hanno una notevole importanza, ribadita anche dal decreto legislativo 34 del 2018, che oltre a rinnovare il riconoscimento ha individuato questi diciamo, centri come fondamentali per la tutela della biodiversità. In particolare, il Bosco Fontana attiva una ricerca scientifica relativa alla classificazione ecologica e al monitoraggio degli invertebrati terrestri, alla conservazione dei loro habitat, con particolare riferimento agli insetti degradatori di sostanze organiche. Il centro ha anche un suo attivo 150 pubblicazioni scientifiche sull'argomento, la maggior parte delle quali di livello internazionale. Ha inoltre condotto, quale coordinatore, numerosi progetti europei finalizzati allo studio della conservazione degli insetti, i cosiddetti progetti LIFE. La più ventennale, diciamo, attività di ricerca che ha svolto il centro ha permesso uno sviluppo di un database di 30.000 specie di insetti, attualmente gestito dal server del reparto Biodiversità di Verona. È considerato tra i più importanti d'Europa. In virtù della specializzazione degli invertebrati, il centro è stato riconosciuto dal MITE quale centro di eccellenza del Network Nazionale della Biodiversità. Il centro inoltre è componente della segreteria tecnica del raggruppamento biodiversità e punto di riferimento per i 28 reparti su questioni relative ai protocolli di monitoraggio degli invertebrati. Inoltre è dotato di un laboratorio di alta specializzazione sugli insetti denominato l'ANABIT, ossia Laboratorio Nazionale di Bioindicazione su Base Tassonomica, dotato di personale altamente specializzato e attrezzato con microscopio elettronico a scansione microscopica convenzionale. Il centro possiede altresì importanti potenzialità di studio e di ricerca e quindi, se opportunamente potenziato attraverso l'introduzione di una specifica previsione all'interno della legge in argomento, sarebbe in grado di fornire un determinante contributo nell'attività di monitoraggio nazionale standardizzato degli insetti impollinatori, anche grazie all'importante base territoriale di rappresentanza delle 130 riserve naturali statali e aree demaniali gestite appunto dall'Arma, che sintetizzano gran parte della variabilità ecologica presente su tutto il territorio nazionale. Il CUFA, inoltre, ritenendo necessario fornire un contributo alla conoscenza e allo studio della conservazione degli insetti impollinatori, sta realizzando su base nazionale un importante progetto denominato Api in Città, volto allo studio e al monitoraggio delle api e dei suoi prodotti. Con questo progetto il CUFA, insieme alla Federazione Italiana Apicoltori, al CREA, all'ISPRA e all'Istituto Superiore di Sanità, partendo da due arnie già posizionate sul terrazzo della Coprasia di Via Carducci, e altre due sono di recente state esibite nella città di Matera, provvederà nei prossimi mesi ad avviare un poderoso programma di monitoraggio dei metalli pesanti, diossine e altri pericolosi inquinanti ambientali attraverso lo studio del prodotto delle api. Il monitoraggio verrà realizzato presso le 64 sedi dei reparti forestali, in modo da costituire una rete nazionale di monitoraggio rappresentativa delle differenti realtà territoriali. Ciascuna stazione sarà costituita da due arnie, una delle quali ad alta tecnologia per la verifica da remoto dello stato di salute delle api. Pertanto, oltre ad ottenere importanti informazioni sullo stato di salute e di quello che è probabilmente il più importante insetto prologo, sarà possibile acquisire informazioni circa la presenza di inquinanti su gran parte del territorio nazionale,
e anche l'elaborazione dei dati delle popolazioni relative alle api sarà svolta dal centro di Cosco Fontana, che vedrà ulteriormente aumentare le proprie competenze. Il CUFA si pone quindi come soggetto istituzionale particolarmente qualificato per contribuire alla conoscenza e alla conservazione degli insetti impollinatori, la cui salvaguardia rappresenta un elemento fondamentale per la tutela della biodiversità. Quindi io poi vi permetto a titolo di collaborazione di aggiungere alla relazione in allegato A alcune proposte integrative al decreto appunto legislativo in linea ai contenuti che ho appena esposto, ritenendo se la Commissione volesse considerarli quali utili elementi per poter eventualmente mettere a disposizione le nostre capacità, la nostra professionalità e l'esperienza degli uomini dei carabinieri forestali in questa particolare materia. Poi lascerò la parola al generale Manicore per dare appunto questi spunti che possono essere utili, diciamo, per poter dare il nostro apporto anche nel disegno di legge. Quindi, se lei permette, Presidente, lascerei la parola al generale Manicore. Assolutamente, prego. Buongiorno, grazie Presidente, grazie senatori per la possibilità che ci date stamattina di esporre queste nostre idee. Così come diceva il signor Comandante, noi abbiamo questo centro di eccellenza presso Bosco Fontana e con loro abbiamo fatto, con i tecnici, con gli scienziati che noi abbiamo lì, abbiamo fatto qualche riflessione su come poter dare un contributo per rendere questa norma ancora più efficace per la conservazione degli insetti. Entro subito nel merito evidenziando chiaramente la struttura della legge, diciamo, di quelle che sono le iniziative da mettere in campo e riportate essenzialmente all'articolo 2, al comma UA e B dell'articolo 2 si parla, viene indicata la necessità di creare una rete di aree protette. In realtà l'Italia ha oltre il 20% della superficie protetta e compresa a vario titolo in aree protette, parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali dello Stato e in particolare siti Natura 2000, ZSC e ZPS, che nella loro norma istitutiva prevedono la creazione di corridoi, diciamo, di corridoi ecologici di collegamento, cosiddetto di collegamento funzionale. E quindi voglio dire, già in questo, diciamo, sempre all'articolo 2, comma B, potrebbe essere inserita la possibilità di rinforzare eventualmente l'attenzione, di aumentare eventualmente l'attenzione in queste aree rispetto alla conservazione degli insetti. Il comma C a noi sta particolarmente a cuore perché sembra in questo testo sembra focalizzarsi essenzialmente sugli agroecosistemi e non anche sugli ambienti naturali come le foreste, che sono ecosistemi ugualmente importanti per gli insetti impollinatori e soprattutto per gli insetti saprossidici. Per questo, analogamente alle foreste ricadenti nelle aree protette, anche nelle foreste con funzione produttiva bisogna assicurare la conservazione delle popolazioni di insetti, in particolare saprossidici, degli insetti impollinatori, che sono degli importanti regolatori delle comunità biologiche. E quindi voglio dire, non solo, molti degli insetti saprossidici che noi abbiamo nelle nostre foreste sono compresi nella lista rossa degli UCN, quindi si proporrebbe di inserire all'interno del comma C anche un riferimento non solo agli agroecosistemi, ma anche ai sistemi forestali. Quindi si potrebbe modificare dicendo di promuovere gli habitat degli insetti e la diversità strutturale all'interno del paesaggio agricolo e questo in più, nonché nei boschi destinati alla produzione legnosa mediante la creazione di una rete di corridoi e micro superfici forestali
lasciare l'invecchiamento indefinito, cosiddette isole o corridoi di senescenza, attraverso la cosiddetta selvicoltura di ritenzione. Quindi considerare la conservazione degli insetti non solo negli agroecosistemi, non solo nelle foreste, diciamo, protette, ma anche nelle foreste con funzione produttiva attraverso il rilascio di alcune aree di rispetto. Poi, per quanto riguarda il comma P, c'è una questione, diciamo, terminologica che abbiamo verificato con i nostri, diciamo, con i nostri ricercatori, perché si parla di introdurre un monitoraggio uniforme degli insetti. In realtà, siccome parliamo di insetti estremamente con cicli biologici e biologie estremamente differenti, più che parlare di monitoraggio uniforme, noi parleremo di monitoraggi standardizzati, perché in questo senso daremmo una standardizzazione per il monitoraggio, però differente a seconda della biologia di ciascun insetto. Al comma R poi si parla di inserire chiaramente, di prevedere dei programmi di educazione ambientale sulla protezione degli insetti nella scuola primaria. Noi, come CUFA, in particolare come raggruppamento di università, svolgiamo un'intensa attività di educazione ambientale, non solo nella scuola primaria, ma anche nelle scuole medie, scuole superiori e all'università. E ci rendiamo conto che a tutti i livelli c'è una grande attenzione alle tematiche ambientali. Quindi io eviterei di limitare la nostra attività di conoscenza e di divulgazione alla scuola primaria, ma la estenderei a tutti i gradi delle scuole. Quindi aprirei ancora di più la platea di studenti ai quali rivolgersi per la sensibilizzazione alla conservazione degli insetti. E poi aggiungeremmo due commi finali proprio per introdurre, per sottolineare la necessità di svolgere questa attività di protezione degli insetti non solo negli altri ecosistemi, ma anche negli altri sistemi che sono le aree urbane e le aree forestali. Quindi io aggiungerei questo, noi proporremmo il comma T, quindi dopo il comma S proporremmo l'aggiunta del comma T, che prevederebbe questa formulazione: riservare in aree verdi urbane e suburbane microhabitat idonei allo sviluppo degli insetti impollinatori, come le epidottere, api solitarie, sirfidi e così via, con la messa a dimora di piante erbacee da fiore idonee e alcuni rifugi, l'introduzione anche dei rifugi per gli insetti. Risulta importante anche in ambiente urbano ripristinare la necromassa legnosa a terra per consentire la presenza di specie più sensibili di insetti saproxilici. Come sappiamo, gli insetti degradatori della sostanza organica sono estremamente importanti in tutti gli ecosistemi, che siano forestali o agronomici. In tale contesto è necessario promuovere attività di educazione ambientale con le scuole sull'importanza degli insetti negli ecosistemi. Infine, alla luce delle parole che il signor generale ha detto prima, cioè del fatto che noi disponiamo di questo importante centro per lo studio e la conservazione degli artropodi, con particolare riferimento agli insetti, potremmo mettere a disposizione di questa norma e delle previsioni della norma appunto il nostro centro, attraverso la formulazione di un ulteriore comma, e cioè affidare all'Arma dei Carabinieri, Comando Unità Forestale Ambientale, agroalimentari, attraverso il raggruppamento Biodiversità e il Centro Nazionale Biodiversità di Bosco Fontana, riconosciuto in ultimo quale Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale, il ruolo di coordinatore nazionale per l'attuazione dei punti P, R, S e T, anche attraverso forme di collaborazione con altri enti di ricerca. Io finito. Perfetto, grazie mille a entrambi. Comunico che sì, ci è pervenuto il vostro documento, incluso l'allegato, con queste proposte effettivamente, dal mio punto di vista, condivisibili e molto puntuali, e sicuramente
La Commissione dovrà riflettere soprattutto sull'articolo 2 per evitare che, laddove si parla di una creazione, come avete evidenziato voi, di una rete di aree protette, ma c'è già una rete, e quindi anche all'articolo 2, comma 1, lettera B, laddove si parla dei corridoi di collegamento per gli insetti, nel senso che una sovrapposizione, la creazione di nuovi corridoi o la creazione di una nuova rete potrebbe ovviamente non risultare a beneficio, quindi dobbiamo ben ponderare i primi articoli, ma sicuramente tutte le vostre osservazioni sono assolutamente condivisibili. Cerco di capire se c'è qualche collega che vuole fare delle domande, anche se siete stati estremamente chiari. Noi siamo in collegamento sia della 13ª che della 9ª commissione, però i colleghi non si sono... Ecco qui, chi interviene, quindi Buccarella. Grazie Presidente. No, molto brevemente, nessuna domanda da fare. Non si è acceso. Acceso. Dicevo, Sì, si sente? Adesso sì. Benissimo, solamente pochi secondi per ringraziare i comandanti Marzo e Manicone, l'esposizione è stata chiara. Personalmente, insieme anche ai miei colleghi presenti dalle commissioni riunite, abbiamo preso appunti soprattutto sui passaggi in cui si suggeriscono modifiche e integrazioni che credo che saranno veramente prese in considerazione. Grazie molte e buon lavoro. Grazie al senatore Buccarella. Non so se... il generale Marzo vuole aggiungere qualcosa, altrimenti Taricco? No, grazie. C'è anche il senatore Taricco che ha chiesto di intervenire. Prego, senatore. No, sta suonando l'interno, deve l'altro appoggiare. Sì, grazie. Sì, anch'io mi voglio associare al ringraziamento per la puntualità e l'esaustività delle osservazioni che ci avete prodotto, e chiedere se possibile, magari anche con un'ulteriore nota, qualche ulteriore indicazione relativamente al tema che avete posto dei boschi non in aree protette, perché è un tema, credo, che può avere risvolti importanti e interessanti sia per questa materia sia per le implicazioni che porta. Se su questo tema ci poteste far avere qualche ulteriore suggerimento e indicazione, credo ci potrebbe essere molto utile. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie senatore Taricco. Generale? Sì, come no, certo, assolutamente. Noi... Non avevo dubbi, e quindi in attesa di ricevere questa integrazione al documento io vi ringrazio e vi saluto. Buon pomeriggio. Grazie. Grazie. Colleghi, credo che verifico che i successivi auditi siano già in collegamento. Sospendiamo qualche secondo in attesa del successivo ospite. Buongiorno dottor Calvitti, sono la presidente Moronese, ben arrivato, facciamo una prova audio. Buongiorno. Si sente bene? Benissimo, quindi perfetto. Direi che possiamo allora dare inizio. Ok, buongiorno. No, un attimo, stiamo per avviare la diretta, un attimo. Le stavo parlando in maniera ufficiosa come prova audio.
Colleghi, riprendiamo allora la nostra seduta. I successivi ospiti, abbiamo il piacere di avere con noi Enea, nella persona del dottor Maurizio Calvitti, divisione biotecnologia agroindustria del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali. Dottor Calvitti, grazie per aver accolto il nostro invito, per essere qui con noi. Io le lascerei direttamente la parola, così lei potrà fare la sua relazione e, nell'arco dei 10-15 minuti, e poi diamo modo ai colleghi di formulare delle domande ove lo ritengano. Prego. Buongiorno a tutti. Innanzitutto, onorevole Presidente, onorevoli senatrici e senatori, vorrei ringraziare per l'invito a rappresentare il contributo che l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, nell'ambito della propria missione di supporto alla trasformazione del sistema produttivo verso un'economia verde e digitale, può fornire ai lavori delle commissioni qui riunite per discutere sul disegno di legge recante delega al governo in materia di protezione degli insetti. DDL che affronta il tema del progressivo depauperamento dell'entomofauna nel nostro pianeta con un focus a livello nazionale. Inizierei con le informazioni più recenti che ci vengono dal mondo scientifico. A riguardo ci sono diverse pubblicazioni sulla rivista Biological Conservation, alcune delle quali stimano che almeno il 40% delle specie di insetti ad oggi note sia a rischio estinzione. E questo sta avvenendo su tutto il pianeta senza distinzione di habitat terrestri o acquatici. Dobbiamo dire quindi che il fenomeno insetti va quindi inquadrato nel problema più generale di perdita della biodiversità a cui sta andando incontro il nostro pianeta. È bene subito precisare che quando parliamo di perdita di specie, di insetti, ci si riferisce proprio al depauperamento della diversità di specie e non tanto al numero assoluto di individui, che paradossalmente potrebbe anche aumentare favorendo quelle poche specie che hanno un'elevata adattabilità, invasività, capacità di essere di spostarsi su lunghi tragitti e che addirittura possono beneficiare dei cambiamenti ambientali messi in atto o causati indirettamente dall'uomo. Il DDL quindi, a nostro avviso, coglie l'allarme più volte lanciato dal mondo scientifico di quelle che possono essere le conseguenze dirette o indirette sulla nostra specie della scomparsa di molte specie di insetti, sul cui ruolo funzionale e sulla cui utilità finalmente si comincia ad assumere una certa consapevolezza anche al di fuori di quello che è il mondo delle competenze scientifiche. Gli insetti, facciamo bene a ripeterlo, fanno parte di importanti reti trofiche, moltissime specie di mammiferi e uccelli sono insettivori, hanno una funzione essenziale quali biorigeneratori naturali di sostanza organica nei suoli e quindi insieme al microbioma dei suoli svolgono un importante ruolo sulla qualità di questi. E hanno poi la funzione che è un po' più nota, quella di impollinatori, ed è anche la funzione che un po' in qualche modo funge da sentinella che ci rende consapevoli del problema che stiamo vivendo. Sulle cause di questo declino c'è una visione abbastanza concorde nel mondo scientifico. Le cause sono riconducibili essenzialmente ad una gestione dei territori sempre indirizzata alla semplificazione strutturale, e questo attraverso l'agricoltura intensiva, le deforestazioni e l'urbanizzazione. E questo avviene ovviamente a svantaggio della complessità e della eterogeneità di habitat, che è la condizione necessaria per mantenere la biodiversità. Inoltre c'è l'altro aspetto importante, che è quello dell'uso non sostenibile che ancora oggi viene fatto dei prodotti chimici di sintesi che vengono utilizzati a vario, sia per controllare insetti o malattie, fitopatologie. E purtroppo occorre dire che gli effetti di questi insetticidi a lunga persistenza sono aggravati da quello che in ecologia chiamiamo fenomeno dell'accumulo biologico,
cioè che avviene a carico di quelle specie che sono poste ai vertici delle piramidi alimentari entomologiche. Quindi vuol dire che molto spesso sono proprio le specie predatrici quelle che subiscono i danni tossicologici maggiori. Ovviamente la perdita di specie predatrici determina la maggiore possibilità di pullulazione delle specie infestanti. Ad oggi, ovviamente, quantificare l'impatto sull'economia mondiale di questa perdita di diversità entomologica non è facilmente quantificabile, anche se la sua portata sarà sicuramente molto rilevante. Purtroppo, come è accaduto e sta accadendo con i cambiamenti climatici, senza provvedimenti tempestivi rischiamo di correre dietro a un problema che poi diventa di difficile risoluzione. Dobbiamo dire che sul tema dei provvedimenti da adottare il decreto legge affronta in diversi punti la promozione di interventi finalizzati alla ricostituzione degli habitat, alla formazione di corridoi di rifugio e protezione per le specie e anche con incentivi verso nuovi modelli di produzione agricola che tutelino proprio gli insetti. Dobbiamo dire che comunque il tutto si sta inserendo in una fase di transizione dei modelli agricoli che è già in atto e fa parte delle politiche sia nazionali che europee che ci accompagneranno nel prossimo futuro. Ad esempio già sono in atto progetti a tutela degli impollinatori promossi dal Ministero delle Politiche Agricole, così come è in corso a livello europeo il dibattito sull'uso sostenibile dei fitofarmaci. Ci sono delle nuove linee guida della Commissione europea che intendono ridurre del 50% l'utilizzo dei fitofarmaci e aumentare del 25% quei terreni coltivati secondo quelli che sono i dettami dell'agroecologia. Quindi è importante che il DDL nei suoi obiettivi sia collegato agli obiettivi dei programmi che già sono stati prefissati fino al 2030, quali ad esempio la strategia sulla biodiversità, quella dal produttore al consumatore, le cui attuazioni hanno risvolti che sono assolutamente coerenti con gli obiettivi del DDL in oggetto. Il DL 1254 affronta quindi, a nostro avviso, la problematica nella sua interezza, sia analitica che propositiva. Al punto O dell'articolo 2 si fa riferimento al ruolo fondamentale della ricerca scientifica e della produzione di nuova conoscenza sulla bioecologia degli insetti. In considerazione del ruolo fondamentale che questa attività riveste per lo sviluppo di strategie e strumenti innovativi che agevolino la transizione verso modelli produttivi agricoli e di gestione delle emergenze entomologiche, su cui poi tornerò, nel rispetto dell'entomofauna naturale, è auspicabile che su questo punto il messaggio del DDL sia più forte ed incisivo. Parimenti importanti sono le azioni di promozione di campagne divulgative e di informazione e sensibilizzazione sul problema più generale della biodiversità e sul ruolo funzionale degli insetti nel nostro ambiente. Tuttavia dobbiamo dire che nel fare tutto ciò non dobbiamo mai perdere di vista un necessario pragmatismo e realismo. Purtroppo la storia del rapporto tra uomini e insetti è nota più per le problematiche che questi organismi spesso arrecano alle attività umane, anche per colpa nostra. Moltissime specie di insetti sono parassiti delle coltivazioni, altre sono trasmettono malattie virali, divenendo quindi dei veri e propri competitori. E questo, diciamo, questo aspetto purtroppo è più noto dei benefici funzionali che la loro attività arreca negli ecosistemi. Quindi dobbiamo partire da un presupposto molto chiaro che in qualche modo sembrerebbe apparentemente complicare i progetti di protezione dell'entomofauna, cioè il fatto, l'inevitabilità che, di taluni provvedimenti ad azione insetticida, grazie ai quali spesso riusciamo a salvare i nostri raccolti ed abbassare i rischi di diffusione di patologie umane. Ed è proprio questa azione sul quale bisogna fare il salto di qualità, perché deve essere razionalizzata e resa selettiva. L'azione diretta entomocida dell'uomo sulle specie che entrano in diretta competizione con i nostri interessi o mettono a rischio la nostra salute avviene ancora oggi con metodologie ad ampio spettro d'azione. Quindi laddove non riusciamo attraverso provvedimenti preventivi a frenare, a contrastare le esplosioni demografiche di insetti dannosi, dobbiamo essere in grado di adottare strumenti ad elevatissima specificità.
Non possiamo pensare di eliminare i nostri nemici abbattendo anche i nostri amici, cosa che ancora purtroppo si continua a fare. Quello che io chiamo il fuoco amico su specie utili, che deriva dall'impiego di provvedimenti che hanno un ampio spettro di azione, comprese anche quelle sostanze di origine naturali che però ancora vengono utilizzate con ampio spettro. E bisogna essere chiari anche sul fatto che questo non avviene soltanto in agricoltura, ma anche negli ambienti domestici e soprattutto nelle grandi città, dove tra l'altro sta entrando l'agricoltura urbana con nuovi assetti territoriali agrourbani che formano nuovi habitat e nuove opportunità, non solo per specie utili ma anche per specie più dannose. Quindi dobbiamo investire di più sulla conoscenza della biologia dei pest e vector, dei parassiti e dei vettori, al fine di mettere in atto misure specifiche. Stiamo, mi avvio verso la conclusione, rendendo le nostre città sempre più verdi, con progetti di forestazione, e questo le renderà accoglienti per specie di insetti utili. Ma dobbiamo essere anche consapevoli che questi cambiamenti sono molto graditi anche a specie di insetti che trasmettono malattie umane, cito per esempio la zanzara tigre, per i quali continuiamo a fare trattamenti insetticidi sotto forma di disinfestazioni periodiche che di sicuro non hanno un impatto positivo sull'ambiente, né tantomeno sul tentativo di recuperare anche nella nostra città quella diversità entomologica. In conclusione, ribadiamo l'importanza che accanto a politiche di risanamento degli habitat, di transizione verso la sostenibilità dei sistemi produttivi, un ruolo importante lo debba avere la conoscenza derivante da studio e ricerca degli insetti e delle loro vulnerabilità. Conoscere le loro vulnerabilità significa essere più in grado di proteggerle, ma allo stesso punto di controllarli con metodi selettivi. Collegandomi infine all'articolo M del DDL, sottolineo ed approvo, sono concorde con l'importanza di azioni di promozione e sostegno verso attività imprenditoriali nei settori ambientali che siano conformi allo sviluppo sostenibile ed ispirate alla salvaguardia della sostenibilità. A tal riguardo è necessario però che dobbiamo porre attenzione anche ad intervenire di concerto con le autorità europee sullo status legale ed autorizzativo di prodotti innovativi a base biologica, quindi che hanno scarsa persistenza ambientale, per i quali oggi abbiamo una definizione condivisa, biopesticidi, fertilizzanti organici, ma per i quali non esistono a livello legale ancora le condizioni per far crescere un tessuto produttivo industriale legato alla distribuzione di questi prodotti. Ho concluso il mio intervento, abbiamo anche predisposto un documento che invieremo subito dopo l'audizione. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie dottor Calvitti, glielo stavo per chiedere, quindi restiamo in attesa del documento in modo da poterlo distribuire anche a tutti i colleghi. Non vedo che... no, c'è un intervento, è il senatore Buccarella, poi facciamo un giro di domande e vediamo, poi le do la parola per la replica. Senatore Buccarella, prego. Grazie Presidente, grazie dottor Calvitti per i suggerimenti e con riferimento proprio al punto centrale del suo intervento, cioè quello della necessità di operare una maggiore selettività nei mezzi di contrasto degli insetti parassiti, di quelli che, come diceva lei, contrastano con gli interessi dell'attività umana, ma al contempo nel tentativo di proteggere il patrimonio di biodiversità degli insetti non nocivi, almeno per l'uomo, ma necessari per la sua stessa sopravvivenza. Quindi sul punto specifico del suo intervento, che ho trovato molto interessante e suggestivo, mi chiedevo se da parte vostra, come Enea, nell'ambito della ricerca, che è l'attività tipica, credo che vi interessa, c'è un qualche progetto in sviluppo, un qualcosa che sia relativo proprio allo sviluppo di prodotti chimici o di altri sistemi che possa garantire una selettività in concreto nell'attività agricola e anche nell'ambito urbano a cui faceva riferimento lei, cioè se c'è un qualcosa già, come dire, se non di concreto, se ci fosse già disponibile forse lo conosceremmo, ma se la vostra ricerca si sta se c'è un qualche progetto che si sta indirizzando in quella direzione. Grazie mille. Grazie senatore Buccarella, non vedo altri interventi, quindi se vuole, ah no, eccole, 30 cose, prego.
Sì, esatto. Grazie, grazie dottor Calvitti per la sua relazione. Ho particolarmente gradito il riferimento all'agroecologia come pratica per riconciliare il giusto rapporto tra ambiente naturale e uomo, anche e soprattutto nelle attività del mondo rurale, a difesa non solo del complesso degli insetti. E volevo chiederle se nell'ambito delle pratiche agroecologiche esistono diciamo, delle indicazioni specifiche che potrebbero essere in qualche modo travasate anche ai grandi soggetti che presenti sul territorio si occupano di gestire grandi aree come ad esempio ANAS o Rete Ferroviaria Italiana, che ancora oggi fanno uso, io dico abuso, di prodotti chimici che finiscono per incidere fortemente sugli insetti e sugli impollinatori in particolare. Sono soggetti pubblici di cui dovremmo in qualche modo regolare anche le loro attività. Grazie. Grazie anche al senatore Trentacoste. Davvero adesso non ci sono altri interventi, quindi prego, dottore, se vuole replicare. Ok, grazie. Per quanto riguarda la prima domanda, dobbiamo considerare due aspetti della ricerca finalizzata alla selettività. Una riguarda il potenziamento delle azioni di monitoraggio. Il monitoraggio è sempre selettivo, cioè campionare e riuscire attraverso tecnologie cosiddette di early detection a fare in modo che noi ci accorgiamo del problema quando è agli inizi, e quindi quantunque usassimo in maniera sostenibile degli insetticidi, questi sarebbero usati in maniera razionale e quindi con minimi effetti. Quindi il primo punto è il monitoraggio. Ma d'altra parte, diciamo, è lo stesso concetto un po' che abbiamo cercato di adottare quando abbiamo affrontato la pandemia Covid all'inizio, cioè individuare i primi focolai avrebbe dovuto risolvere il problema. In quel caso la situazione è molto più complessa. Per fortuna, qui nel controllo degli insetti, il monitoraggio dà dei risultati sicuramente migliori. L'altro aspetto riguarda le ricerche di carattere biotecnologico e quelle di ultima generazione. Noi come Enea ci siamo interessati molto dello studio della flora batterica cosiddetta buona, che vive negli insetti, quelle che sono le sue funzioni, che in parte sono simili a quelle che svolge la flora batterica nel nostro sistema digerente, ed abbiamo messo a punto sulla zanzara tigre un sistema di sterilizzazione specie specifica proprio lavorando sulla flora batterica, alterando diciamo la composizione della flora batterica, e quindi oggi stiamo sperimentando già con l'autorizzazione del Ministero della Salute e dell'Ambiente queste tecnologie di sterilizzazione della zanzara tigre attraverso rilasci di maschi, quindi rilasci che non lasciano conseguenze sull'ambiente, e stiamo avendo risultati molto importanti perché ci siamo interessati anche della zanzara tigre, ma perché, come le dicevo, l'ambiente è in continua modifica. Se ci interessiamo del comparto agroalimentare, poi ci troviamo ad un'agricoltura che ormai sta permeando anche il sistema urbano, e quindi abbiamo delle nuove associazioni di ambiente agrourbano con problematiche intersettoriali, e quindi è anche auspicabile che le competenze che riguardano la protezione fitosanitaria, entomologica intendo, e quelle che riguardano la protezione dell'entomologia più medica vadano a collaborare strettamente. Quindi queste barriere che sono esistite fino ad oggi devono andare. Quindi, per rispondere alla domanda, abbiamo già quindi dei sistemi sulla zanzara tigre che è stata utilizzata in questo senso come specie modello e che è già ad un elevatissimo grado di applicazione sperimentale. E per quanto riguarda i parassiti dell'agricoltura, ovviamente il modello verrà applicato laddove possibile. Ma intanto già su alcuni progetti che abbiamo sul territorio stiamo potenziando il sistema di monitoraggio specifico, che è già una cosa molto importante. Per quanto riguarda la seconda domanda, l'agroecologia è estremamente affascinante vista dal punto di vista dello studioso e dell'ecologo, quindi approvo l'emozione ogni qualvolta se ne parla.
Devo dire però che a livello applicativo ovviamente è una vera e propria rivoluzione, non solo scientifica, agronomica, ma proprio di pensiero, e per cui laddove ovviamente già è in applicazione, soprattutto nelle coltivazioni di tipo biologico, i risultati sono evidenti. Però ecco, l'allargamento su soggetti pubblici di ampia portata, secondo il mio punto di vista, richiede ancora una forte attività di informazione e di cambiamento proprio del modus pensandi dei soggetti che operano in questo settore, perché è un modo di fare agricoltura che è ispirata ai principi funzionali dell'ecologia e non è più ispirata essenzialmente ai principi della coltura intensiva e del reddito massimale. Cioè l'agroecologia ovviamente valorizza anche i benefici ambientali, e quindi diciamo che su questo è in atto una rivoluzione, e quindi il discorso procederà per gradi, insomma, ma comunque è una situazione affascinante ma molto complessa. Grazie dottor Calvitti per la chiarezza anche del suo intervento. Restiamo in attesa di ricevere il documento da parte di Enea. Nel frattempo la saluto dichiarando sospesa la seduta per la prossima audizione. Arrivederci e grazie. Grazie di nuovo a tutti. Buongiorno colleghi, ecco, riprendiamo la nostra seduta con l'ultimo ospite della giornata, il Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Nel ciclo delle audizioni, ricordo, per il disegno di legge 1254, delega al governo in materia di protezione degli insetti a livello nazionale. Do il benvenuto e ringrazio per aver accolto il nostro invito al Presidente, dottor Francesco Tarantini, alla dottoressa Luciana Zollo, naturalista, e ai consulenti del parco, professoressa Simona Bonelli e al dottor Giuseppe Dodaro. Bentrovati, io vi cedo immediatamente la parola per la vostra relazione, chiedendovi di contenervi nell'arco dei massimo 15 minuti, in modo da dare ai colleghi poi la possibilità di intervenire. Presumo che inizi il Presidente Tarantini? Sì, buongiorno a tutti. Diciamo, inizio io un po' per tutti. Innanzitutto grazie per l'invito, un saluto e ringrazio il Presidente della Commissione per l'invito, un saluto a tutti i membri delle Commissioni 9 e 13. Grazie per questo invito. Noi riteniamo questo disegno di legge, questa iniziativa legislativa lodevole e lungimirante. Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia sta già operando, sta dando un importante contributo in questo momento storico alla tutela degli insetti impollinatori. È stato riconosciuto fra i 4 parchi più virtuosi. Noi stiamo portando avanti, ecco, mi piace fare questa premessa, un importante progetto che si chiama Alta Murgia, un parco per api e farfalle. Abbiamo già censito 107 specie di api, 81 specie di lepidotteri, ma la cosa più importante di questo progetto, e lo dico perché ha una rilevanza nazionale, abbiamo messo a punto e abbiamo presentato un'app alla presenza di tutti i parchi italiani, del MITE e dell'ISPRA, un'app che permette di monitorare gli insetti impollinatori e quindi raccogliere tutti i dati provenienti dai singoli parchi, metterli a sistema in un unico database e ottenere informazioni omogenee sulla distribuzione di api e farfalle nei diversi territori. Quindi questo per dire come il parco è, diciamo, in prima linea nella difesa degli insetti impollinatori. Per quanto riguarda il disegno di legge che ci avete trasmesso, noi abbiamo
elaborato un breve documento di 2 pagine che vi invieremo subito dopo l'audizione con alcune nostre osservazioni. Parto dalle osservazioni. Innanzitutto vogliamo ribadire che il disegno di legge che ci avete inviato è importante che abbia come riferimento tutta una serie di direttive tipo la direttiva Habitat, la strategia europea biodiversità 2030 emanata dalla Comunità Europea, la strategia Farm to Fork elaborata dalla Comunità Europea, il nuovo regolamento comunitario sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le direttive biodiversità rivolte ai parchi nazionali e proposte dal Ministero della Transizione Ecologica, il nuovo piano strategico nazionale per l'attuazione della PAC e il piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Diciamo, per noi è importante lavorare in questa, ad avere come punti di riferimento queste strategie, regolamenti e piani, perché prevedono importanti impegni per l'Italia e per le regioni. Venendo al disegno di legge, noi ci siamo soffermati soprattutto, unicamente direi, sull'articolo 2, è quello che riguarda i principi e i criteri direttivi, e in particolare su alcune lettere del comma 1, a partire dalla lettera B, quando si parla di creare un'ampia e uniforme rete di aree protette quali habitat e corridoi di collegamento per gli insetti all'interno di tutto il territorio nazionale, tra le nostre proposte c'è quella di utilizzare le conoscenze ecologiche e i modelli basati su insetti per creare nelle aree protette esistenti zone di particolare importanza e corridoi di collegamento fra queste, ma anche pianificare l'espansione delle aree protette così come previsto dalla strategia 2030. Per quanto riguarda la lettera C, dedicata agli habitat degli insetti, noi abbiamo in questo documento proposto anche la promozione di alcuni habitat di insetti, in particolare la promozione degli habitat degli insetti anche in ambiente urbano e periurbano, cioè partendo dalla corretta gestione del verde pubblico per favorire la crescita e la diffusione delle specie selvatiche e mellifere, utilizzando anche le risorse previste dal PNRR. Promuovere per esempio anche il censimento degli habitat degli alberi e dei boschi vetusti a cui sono legati gli insetti del legno morto, per coadiuvare la pianificazione degli interventi di riforestazione, e promuovere anche il censimento degli habitat acquatici ed attività di mitigazione dell'inaridimento. Questo perché è per la principale minaccia alla sopravvivenza degli insetti acquatici nelle fasi giovanili acquatiche. Questo per quanto riguarda le lettere B e C. Per quanto riguarda invece tutte le lettere che vanno dalla D alla L, abbiamo precisato nel documento che alcuni obblighi specifici sono previsti dai regolamenti comunitari, dal piano strategico nazionale per l'attuazione della PAC. Per esempio, alcuni incentivi sono contenuti nella strategia Farm to Fork, per esempio quella di trasformare il 25% dei terreni agricoli in aree destinate all'agricoltura biologica entro il 2030. Questo per esempio in riferimento alla lettera D, oppure la riduzione del 50% sull'uso dei pesticidi chimici entro il 2030 per quanto riguarda la lettera H, prevista sempre fra gli indirizzi dalla strategia Farm to Fork. Per quanto riguarda invece la lettera O, quella che prevede incentivare anche mediante la partecipazione a iniziative di studio e di ricerca, abbiamo elencato cosa si potrebbe pianificare e promuovere. E quindi abbiamo elencato la pianificazione, l'incremento della redazione di liste rosse nazionali, promuovere il progetto checklist nazionali, promuovere la consapevolezza del ruolo ecosistemico degli insetti, promuovere l'adesione a tutte le reti europee e nazionali di monitoraggio degli insetti, promuovere la sinergia con le società scientifiche e le organizzazioni non governative, promuovere la conoscenza sulla distribuzione attraverso protocolli condivisi degli insetti in sinergia con il Piano Nazionale di Monitoraggio e delle specie protette dalla direttiva Habitat. Concludiamo il nostro documento, quindi noi ci siamo un po' dei 4 articoli limitati a osservare e a chiedere integrazioni solo sull'articolo 2. Secondo noi potrebbe essere utile rimarcare nel disegno di legge
chi deve attuare le misure previste, quindi tra regioni, enti parco e comuni, chi le deve finanziare e le tempistiche, nonché prevedere sanzioni per chi non le applica. Queste, in sintesi, Presidente, le nostre osservazioni disegno di legge che riteniamo molto importante, soprattutto per l'attualità dell'argomento e per gli insetti che sono sempre più a rischio a causa dei cambiamenti climatici e dell'utilizzo dei pesticidi. Grazie. Se ci sono domande, i nostri Grazie Presidente Tarantini. È stato assolutamente perfetto nei tempi, sintetico ma molto puntuale nelle proposte, anzi le chiederei di farci pervenire questo documento in modo da distribuirlo, perché sicuramente a breve daremo la scadenza per gli emendamenti. Io credo che molte delle sue proposte siano assolutamente condivisibili, in modo da poterci lavorare. Non so se c'è qualche collega che vuole intervenire. Sì, vedo il senatore Taricco. Sì, grazie. Sì, anch'io per ringraziare, diciamo così, degli spunti molto puntuali e molto sul pezzo. Credo che leggeremo con grandissimo interesse le osservazioni che ci farete pervenire, anche perché l'anticipo, sia pur sintetico, che ci avete dato ci ha reso evidente la concretezza dell'approccio che avete fatto. Ecco, se nelle osservazioni che ci farete pervenire in merito a tutte quelle correlazioni che ci avete anticipato saranno prese in considerazione sia col farm to fork sia con il PSN che il governo sta mettendo a punto, se su questo ci potete fare osservazioni concrete e puntuali che ci aiutino, come dire, a rendere effettivamente correlata l'azione di questo testo di legge in funzione di quei documenti e dei percorsi di attuazione di quei documenti che il Paese dovrà mettere in atto, sicuramente ci aiuteranno a dare concretezza al lavoro che stiamo facendo. Quindi rimaniamo in attesa, fiduciosi, delle osservazioni che ci farete pervenire. Grazie mille ancora. Grazie senatore Taricco, non vedo ulteriori interventi. Se non avete null'altro da aggiungere, dottor Tarantini, presumo. No, nient'altro, faremo arrivare tutte le osservazioni in maniera puntuale. Ovviamente, come potete aver avuto modo di capire, abbiamo fatto proprio un intervento e delle osservazioni molto tecniche attraverso il nostro gruppo di lavoro sugli insetti impollinatori che abbiamo. È stato fatto un lavoro molto puntuale e abbiamo recepito le richieste del senatore. Perfetto, la ringrazio molto anche per l'attività che il Parco Nazionale dell'Alta Murgia porta avanti, e in attesa di questo documento vi saluto e vi do il nostro arrivederci, a presto. Arrivederci, grazie. Buona giornata e buon lavoro a tutti. E direi che ai colleghi grazie. Che possiamo dichiarare chiusa la seduta. Grazie a tutti. Grazie. Popolo a difendersi. Questo lo prevede anche la nostra Costituzione. Non è vero, c'è troppa